Buongiorno ragazzi, oggi prepariamo insieme gli arancini di riso. Oggi vi svelo la mia ricetta e la prepariamo insieme. Dunque io ho preparato una pentola con 2 litri di acqua, metteremo 1 chilo di riso, 150 grammi di parmigiano e 100 grammi di burro. Ci serviranno inoltre 2 dadi vegetali e 2 bustine di zafferano. Dunque andremo sicuramente a mettere in primis l'acqua con i 2 dadi ed il riso e la faremo cuocere. Arrivata a metà cottura andremo ad inserire poi gli altri ingredienti, e quindi lo zafferano, il burro e il parmigiano. E voglio dirvi inoltre che questa ricetta si può fare anche con il Messier Cuisine. Vi abbiamo mostrato tantissime ricette da fare con questo apparecchio, però oggi, siccome io utilizzerò 1 chilo di riso, allora sono costretta a farla sul gas e quindi nella pentola. Però se voi dimezzate le dosi, tranquillamente potete prepararlo nel Messier Cuisine. Sapete che questo apparecchio ha dei limiti per quanto riguarda i chili, come per impastare la pizza e come per tante altre cose. Quindi non voglio sforzarlo, siccome ne devo preparare tantissimi, allora mi conviene farli nella pentola. Però se vi interessa, un altro giorno magari vi posso mostrare nel dettaglio come farli nel Messier Cuisine. Dunque, andiamo ad inserire i dadi nell'acqua. Perfetto. Andiamo ad accendere il gas. Aspettiamo che bolle ed inseriamo il riso. Adesso tagliamo il riso. In pratica si deve tutto addensare, quindi l'acqua si deve piano piano asciugare e quindi rimarrà soltanto il riso, però vedremo man mano. Dunque siamo arrivati a metà cottura, quasi veramente alla fine, e iniziamo ad inserire lo zafferano. Ne mettiamo prima una bustina e giriamo. Inizia a colorarsi il riso. Poi dipende molto anche dalla qualità dello zafferano, perché magari potrebbe bastarne anche una sola bustina. Quindi quello mi riservo di dire che è in base al vostro gusto. Il nostro qui mi sembra abbastanza colorato, quindi io lascerei solo una bustina. Sì, perfetto. Dunque, come potete vedere, il riso è quasi pronto, manca proprio qualche minutino e si deve addensare proprio così tanto, deve essere proprio bello corposo. Abbiamo inserito la bustina di zafferano e adesso inseriamo il burro, così inizia a sciogliersi bene bene. Una volta che il burro si è completamente sciolto, chiudiamo ed inseriamo il parmigiano. Dunque, la cottura è terminata. Adesso andiamo ad aggiungere i 50 grammi di parmigiano. Anche qui, se voi lo preferite con un gusto più intenso, potete abbondare fino a 100 grammi. Sta a voi. Ecco, assaggiatelo magari e poi dopo valutate se aggiungerne di più o no. Ora giriamo, amalgamiamo tutto il composto. Come vedete, l'acqua si è asciugata totalmente e andiamo a mettere il riso in questa teglia, io almeno utilizzo questa, per farlo completamente raffreddare. Una volta freddo, andremo poi a comporre gli arancini. Bene, adesso la stendo bene bene, in modo tale che si raffreddi. Mettetele in un luogo fresco. Bene ragazzi, siamo arrivati alla composizione degli arancini. Io già mi sono portata avanti, quindi questo è il riso che si è raffreddato. Io ho fatto una serie di ingredienti, tra cui la provola che comunque va in tutti. Poi qui ho fatto salsiccia e funghi misti. Qua ho fatto un macinato con i piselli e questo è prosciutto cotto. Per fare gli arancini mi aiuto con un poco di albume ed acqua sbattuti, il pangrattato e niente, e questo è il risultato. Adesso vi faccio vedere come compongo io un arancino.
e dopo poi andiamo a friggerli. Bene ragazzi, mi sono bagnata la mano con dell'albume e dell'acqua come vi dicevo prima, l'ho schiacciata sulla mano in questo modo e adesso vado a mettere un po' di ingredienti. Prendiamo un po' di prosciutto. Naturalmente lo potete fare dei gusti che preferite, anche con la mortadella viene buonissimo. Dovete stringere più che potete e quando il riso torna indietro e quindi rimane sulle mani, ve le bagnate e schiacciate. Deve fare proprio questo rumore di inzuppo. Io li faccio sia rotondi, come vedete qui, che un pochino più ovali. Questi li ho fatti col prosciutto cotto, quindi per distinguerli li faccio ovali. Una volta fatti, mettete il pan grattato e schiacciate ugualmente. Uscirà anche un po' d'aria, ve ne accorgete. A friggere. Ragazzi, ho dimenticato di fare il video mentre li friggevo, ma insomma non è difficilissimo. Questo è il risultato, come vedete sono usciti perfetti, davvero belli, sodi, non si sono rotti. Adesso vi faccio vedere l'interno.